quaderni di cartonito. Per iniziare, ecco cosa ci occorre: fogli di carta colorati A4, un foglio bianco A4, lo scaricabile da stampare su cartonitocheidea.it con la stick, forbici, matita e pennarello nero. Cominciamo! Prima di tutto, stampiamo lo scaricabile dal sito di Cartonito Che Idea e mettiamolo da parte. Prendiamo un foglio di carta colorata e le forbici, dividiamo il foglio sul lato lungo e tagliamo in corrispondenza della piega. In questo modo. Mettiamo da parte la prima metà e pieghiamo nuovamente la porzione di foglio rimasta. Poi tagliamo con le forbici seguendo il segno. Teniamo solo una metà del foglio. Sarà lei la base per la copertina del nostro quaderno. Curviamo il lato lungo verso il centro, da entrambi i lati, in questo modo. Poi pieghiamo a metà. Usiamo il segno al centro come riferimento e pieghiamo i due estremi del foglio verso l'interno, lasciando circa un millimetro di distanza dalla piega centrale. È semplicissimo! Ecco qua, la nostra prima copertina è pronta! Wow! Ora possiamo creare le pagine del nostro quaderno. Prendiamo il foglio bianco e le forbici, poi dividiamolo in quattro parti sul lato lungo. Seguendo il segno della piegatura, tagliamo in questo modo. Abbiamo ottenuto un lungo rettangolo. Lo useremo per realizzare le pagine del nostro quaderno. Adesso pieghiamolo per tre volte. La prima verso l'esterno. La seconda anche. E la terza verso l'interno, in questo modo. Ora apriamo le nostre pagine. Poi ripieghiamo verso l'interno l'estremità di sinistra, così. Ora pieghiamo a fisarmonica il resto delle pagine, così. Eccoli qua! Sono pronti i fogli del nostro primo quaderno. Prendiamo ora la copertina e posizioniamo nelle pieghe interne il primo foglio del nostro quaderno. Così! Chiudiamo a fisarmonica il resto delle pagine e fissiamo l'ultima alla copertina. E voilà! Ora che sappiamo come fare, via libera alla fantasia e realizziamo tantissimi quaderni! Prendiamo lo scaricabile e ritagliamo gli occhi di cartonito e i sorrisi. Ci serviranno per personalizzare i nostri quaderni. Eccoli qua! Adesso possiamo incollare gli occhi di cartonito e i sorrisi sui nostri mini quaderni. Non resta che disegnare con il pennarello nero le espressioni dei cartonitos. Ed eccoli qua! Sono pronti! Ma che simpatici! Tornare a scuola sarà una grande festa in compagnia dei simpaticissimi mini quaderni di Cartonito! Su cartonitocheidea.it trovi tantissime altre idee, tutte a misura di bambino! Scarica anche l'app per averle sempre a portata di mano! Cartonito Che Idea!